Spazio 1999, Crystal Ball, Orzo Way, Atari, l'Alfetta, sei bravo, Ergo Sprint, Geppo il Diavolo, il Trenino Lima, la CB750 Four, il Garelli Gulp, la Vespa PX, gli occhiali RGX, le scimmie di mare, la crema che faceva venire i muscoli, la Renault 4. Un uomo entra in un caffè, splash la barzelletta, Malizia, il film, quel gran pezzo dell'Ubalda, Lope l'Ascona. Se tutta questa roba non vi dice niente o non l'avete mai vissuta di persona, vi siete persi gli anni a cavallo fra i 70 e gli 80. E con le moto si può tornare indietro, con i caschi paradossalmente è più difficile, la sicurezza per fortuna comanda e se volete un integrale nuovo, omologato, sicuro, costruito con materiali moderni tipo il carbon Kevlar, le sensazioni del passato ve le scordate, ve le scordavate fino ad ora. In realtà qualche tentativo di casco vintage è stato fatto ed è venuto fuori anche qualcosa di riuscito, ma questo qui vince a mani basse su tutto quello che è stato fatto fino ad oggi, secondo me. DMD Helmet è un'azienda italiana bergamasca specializzata in questi caschi qui, anni 70-80, ma con materiali moderni e omologazione reale. Noi abbiamo il Rocket nella grafica fuoco, che è un integrale design prima maniera, con le caratteristiche di sicurezza, secondo l'azienda, offerte da una calotta in carbon Kevlar. L'azienda dichiara di aver, virgolette, ricercato il perfetto mix tra comfort e design per ottenere la maggior silenziosità possibile. E anche gli attacchi della visiera sono ispirati alle corse di quegli anni. Se quello che è venuto fuori l'hanno fatto apposta, sono dei geni, altrimenti pazienza, perché è il risultato quello che conta. La visiera è facilmente sostituibile, disponibile anche nella versione fumé. Per il resto è anche antinebbia. Per il resto è tutto facile, tranne la chiusura, perché bisogna darli giù con due mani per fissare i bottoni automatici. Io qui l'ho stretta perché la volevo usare, diciamo così, aperta a velocità un po' più alte. Ma non volevate il passato, ecco il passato. Descrivere il casco è facile, la forma è vintage, le prese d'aria non ci sono, l'aria entra poca o tanta, a seconda della velocità che andate, chissà da dove, e va bene così. Le velocità non sono quelle da corsa, ma sono piuttosto quelle da passeggiata, secondo la casa. In realtà si può usare anche di più perché è proprio quella la porta verso il passato, osare un po' di più per avere le sensazioni di una volta. Se avete una moto classica, vintage, insomma, di quegli anni lì, sappiate che è il casco giusto. Per quelle moto serve questo casco. Per questo casco qui serve una di quelle moto lì. Una moto moderna con questo DMD potrebbe darvi le sensazioni del passato, ma una moto vintage o una cafe racer adeguatamente messa su nel passato vi ci rimanda a calci in culo. Gli interni somigliano a quelli di qualche anno fa, tranne che per il fatto che sono removibili, che il sudore non vi provoca allergia come quelle di una volta. Sono anche lavabili, chiaramente. E il polistirolo sotto non fa schifo come il polistirolo di una volta, ma è un polistirolo moderno. In realtà anche nero, che è una caratteristica, diciamo, abbastanza tipica. Di solito è un grigio scuro se non bianco. Altre cose, una cosa che non cambierà mai nei caschi come devono essere la chiusura a doppio anello. Altro non c'è in questo casco se non una guarnizione qui alla base e intorno all'area con cui combacia la visiera. Dietro soltanto il bollino della taglia. Sappiate che ve ne serve una in più rispetto a quella che indossate di solito. Il resto sono tutti anni 70 o 80, comprese le grafiche, bianca oppure nera. È una specie di quadricromia questa qui, che ricorda molto l'elicottero di TC della serie di Magnum PI. Se non la conoscete, vi meritate che Higgins vi mandi contro Zeus e Apollo. Insomma, se non avete vissuto il vostro periodo motociclistico negli anni 70, ero troppo piccolo persino io, o addirittura nemmeno ve li ricordate, potete farci un salto. Il viaggio costa 374 € mica poco per le versioni bianca e nera e 392 per quella a colori un po' opaca. Le emozioni si pagano, ma vi garantisco che questo è il modo più sicuro ed economico per tornare indietro tutte le volte che ne avete bisogno.
recensione completa con descrizione punto per punto del casco dal punto di vista tecnico e con la pagellina di tutte le caratteristiche del prodotto su mrhelmet.com, linkato un po' dappertutto dove andrà questo video. Ciao a tutti da Torsiometro Prodotto. Avevo dimenticato che stavamo facendo questa cosa qui. Ciao a tutti.